Buonasera a tutti, sono Francesca Fossatelli, la fondatrice di Free Finance e oggi ci troviamo per il secondo appuntamento del corso Base sui certificati, un corso dedicato a tutti coloro che vogliono approfondire certificati partendo da zero. Nella precedente puntata abbiamo dato un po' un'infarinatura di che cos'è un certificato, qual è il mercato di quotazione, quali sono i soggetti, quindi gli attori del mondo dei certificati. E oggi invece andiamo a vedere proprio gli elementi base dei certificati, le caratteristiche base dei certificati. Si tratta di una prima puntata dove ci sarà una seconda parte perché non faremo in tempo in un'ora a vedere tutte le caratteristiche dei certificati. E in questo percorso mi accompagna ovviamente il nostro grandissimo Alessandro Pavan. Ciao Alessandro. Ciao Francesca, grazie e benvenuti a tutti. Hai già detto tutto tu sul programma, quindi non anticipo altro. Perfetto, giusto una comunicazione di servizio, trovate all'interno della sezione documenti di GoToWebinar già le slide caricate per chi le volesse scaricare e vederle magari un po' più in grande nel proprio computer. Salto le prime slide perché le abbiamo viste nella prima puntata del corso, per chi ha saltato magari la prima puntata del corso la ritrovate direttamente sul canale YouTube di Free Finance. E potete rivederla comodamente da casa. La volta scorsa ci eravamo fermati a che cos'era un sottostante. Quindi avevamo detto che il sottostante, che è fondamentalmente il focus del nostro certificato, quindi è, diciamo, la linfa vitale del nostro certificato, è quell'asset finanziario dal quale il derivato, quindi il certificato, trae il suo prezzo al momento della sua creazione, ma anche per il resto della sua vita. Quindi l'andamento del prezzo del certificato ed ogni evento della vita del certificato, quindi il suo rimborso e quindi anche il nostro guadagno, la nostra perdita, dipenderanno solo e esclusivamente dall'andamento del nostro sottostante. E avevamo detto che il sottostante in genere può essere un'azione, un indice, un'obbligazione, un ETF, un basket o anche un certificato, come è il caso del certificato di certificati. E abbiamo anche detto dove trovare il sottostante, ossia nella documentazione dei certificati, e di controllare esattamente quale sia il sottostante, perché magari nel sito dell'emittente è scritta una cosa o su internet magari troviamo un articolo dove è scritta una cosa, quando in realtà il sottostante magari può essere diverso, può essere un indice legato a quel sottostante, come avviene per esempio per i certificati a leva o per gli indici decrement, ma potrebbe essere anche un qualcos'altro. E quindi effettivamente è sempre bene leggere perché il sottostante almeno è la cosa base da cui dipende il nostro certificato. Abbiamo anche detto che non tutto può essere un sottostante di un certificato e questo dipende anche dalle regole del mercato di quotazione, da quello che riescono a prezzare, quindi dove diciamo, market maker, gli emittenti, le banche riescono a trovare le opzioni per poi coprirsi. E abbiamo detto appunto che uno dei requisiti è la liquidità del sottostante. Ma andiamo a vedere esattamente su che cosa può essere costruito un certificato, quindi su che cosa poi possiamo trovare i certificati che sono quotati nel mercato. Possiamo avere o un certificato su cosiddetto single stock, quindi su un singolo sottostante, un singolo underlying, se vogliamo metterla in modo più generico, ma quindi costruito solo ed esclusivamente su una cosa. Quindi noi dobbiamo monitorare solo ed esclusivamente una cosa che può essere un'azione, come abbiamo detto, un'obbligazione, un ETF, una qualsiasi cosa, generalmente è un'azione o magari un indice. Per esempio, un certificato sul single stock è questo certificato, un Express Certificate su Stellantis, un certificato quotato da Leonteq sul mercato secondario. L'unica, diciamo, azione da cui dipende il nostro certificato è Stellantis. Ma possiamo avere anche certificati su basket. Infatti, la maggior parte dei certificati che poi magari trovate su i social media, nei video, negli articoli, sono certificati su basket. Che cosa significa? Che fondamentalmente sono composti da più sottostanti. Quindi il nostro unico sottostante, se vogliamo, è il basket, ma abbiamo più azioni, più diciamo asset, potrebbero essere degli indici, sul quale effettivamente va a incidere, che vanno a incidere fondamentalmente sul nostro prezzo del certificato. Come abbiamo detto, le asset class appunto possono essere azioni, indici, materie prime, ETF e bond. Nel caso degli indici, indici di mercato, indici proprietari, e vediamo adesso che cosa significa.
Su un basket azionario possiamo prendere un altro esempio. Questo è un certificato Memory Cash Collect su quattro azioni legate, diciamo, a un settore, il settore pharma. E qua introduco un concetto. Quando abbiamo certificati su basket, i certificati su basket possono avere dei sottostanti, tra virgolette, presi a caso, quindi presi da diversi settori, geografie. Quindi indipendentemente dalla ratio con cui si potrebbe costruire un basket, oppure potrebbero essere dei certificati tematici o settoriali, come in questo caso il tema potrebbe essere quello del pharma, in particolare il settore, quello del pharma, e sono state selezionate quattro stock con cui è stato costruito poi il basket, che è il sottostante del certificato. Quindi nel nostro caso il certificato dipenderà dall'andamento di queste quattro azioni. Certificato su indici di mercato, quindi per esempio in questo caso abbiamo un certificato quotato da BNP Paribas sul FTSE MIB, il DAX e il CAC 40, quindi tre indici di mercato, tre indici completamente standard che tutti conosciamo e il nostro certificato dipende da questi tre indici in modo molto semplice. Adesso vediamo anche in che modo si può dipendere poi dal basket. Oppure l'indice potrebbe essere un indice nuovo, quindi proprietario. Non necessariamente creato dalla banca, può essere creato da una terza parte, detto index provider, ma è un indice che noi non conosciamo, quindi non è un indice di mercato come il FTSE MIB, il DAX, l'S&P 500, il Nasdaq. In questo caso è un indice creato appunto da Vontobel, l'Oil Strategy Index. Quindi in questo caso noi abbiamo un certificato che va a selezionare le azioni sottostanti sulla base di alcune regole e criteri predeterminati. Questo indice ovviamente non è un indice scambiato, noto da tutti, un indice se vogliamo liquido, è un indice sintetico creato per diciamo, essere utilizzato per il certificato. Quindi come ritorno alla slide precedente, possiamo avere come asset class le azioni, gli indici, poi ovviamente tutte le altre asset class. Tra gli indici abbiamo visto gli indici di mercato, quindi ad esempio sul FTSE MIB, indici proprietari come abbiamo visto l'Oil Strategy. Ma adesso andiamo a vedere che cosa significa certificato su basket, perché come abbiamo detto possiamo avere o il single stock, quindi una singola azione, un singolo indice, oppure abbiamo un certificato costruito su un basket, quindi su un insieme, un paniere di asset, che generalmente sono azioni. Questo basket può essere della tipologia worst off quando la performance rilevante, quindi la performance che noi andiamo a considerare per il calcolo del prezzo, per il pagamento del premio, per il rendimento, per la scadenza, per il rimborso anticipato, è la performance del peggior sottostante. Quindi se io ho quattro sottostanti, andrò a fare una foto alla data di, diciamo, di creazione del prodotto e delle foto successive, quindi ogni volta che c'è una data di valutazione, poi vedremo anche che cos'è la data di valutazione, e in ogni foto io andrò a vedere chi è il peggior sottostante, quindi chi è quello che ha la performance peggiore, quello è il sottostante dal quale dipende il mio certificato. Quindi magari chi di voi non è familiare con i certificati dirà perché devo andare a prendere il peggior sottostante? Andrò a prendere il miglior sottostante piuttosto. Perché? Perché effettivamente, ovviamente, creando un basket della tipologia worst off, otterrò sicuramente un rendimento più alto rispetto a un basket della tipologia best off o un second best off o un average che vediamo tra poco. Quindi, generalmente, perché si sceglie il worst off? Perché è il prodotto, diciamo, che ci va a dare più rendimento e quindi a pagare più rendimento. Una cosa che vorrei aggiungere su questo è che in questa tipologia di selezione, quindi nel worst off, non ci interessa come vanno gli altri, quindi questo è bene ricordarlo. Io guardo solo il peggiore, quindi sono uno dei sottostanti che mi ha fatto meno 10, meno 20, meno 30. Gli altri possono aver fatto anche più 10, più 50 o più 100. Non ci interessa. La valutazione, la vita del prodotto, lo stacco delle cedole, la scadenza, eccetera, dipende esclusivamente dall'andamento del worst off, quindi si guarda solamente il titolo peggiore. Stesso ragionamento poi ovviamente viene fatto per le categorie successive, quindi best off e second best off, che adesso vediamo, il ragionamento va fatto solo su quel titolo, che non sarà probabilmente sempre lo stesso nel corso della vita, perché magari nei primi 6 mesi il worst off è un titolo e poi questo sale, un altro scende e magari può essere che cambi.
Conta per ogni rilevazione solo ed esclusivamente il peggiore o il migliore o il secondo migliore, come vedremo dopo. Per esempio, se vado a selezionare un certificato, magari che ha tre sottostanti, di cui penso che due saliranno e uno scenderà, se è un certificato worst off, devo stare attenta perché quello che comanda, diciamo, è un po' come quando si gioca a briscola, no? Che comanda, diciamo, comanda denari. La stessa cosa dobbiamo pensarla per il worst off. Quindi, fondamentalmente, chi comanda è quello che ha fatto la performance peggiore ed è quello che, appunto, magari ci porta alla perdita se scende. Quindi, quando selezioniamo un basket, dobbiamo stare attenti a non, diciamo, a non prendere quello che poi ci farà la performance negativa. Ti lascio a te, Alessandro, per gli altri. Ok, allora, beh, in modo molto simile il best of ragiona al contrario, quindi non guardo il peggiore del basket, ma guardo il migliore. Quindi anche qua non mi interessa come sono andati gli altri 2, 3, 4 titoli che ci sono dentro, devo guardare solamente l'andamento del migliore e su questo poi verranno tutti i ragionamenti fatti sul certificato. Molto simile, leggermente diverso, il second best of, quindi non guardo il migliore, guardo il secondo. Questo perché tante volte viene fatto per eliminare magari uno dei titoli che ha fatto un rendimento stellare e rimanere magari nel basket, perché spesso succede questo, in un basket di 2, 3, 4, 5 azioni, magari ne ho una che va tanto su, una che va tanto giù e poi il resto che rimane nel mezzo. Prendendo il second best of, appunto, proprio lo scopo è questo, è eliminare quello che è cresciuto di più. C'è anche da dire che, poi vedremo anche l'average, ma la maggior parte dei prodotti lavora su worst off, quindi sulla prima delle quattro categorie che vediamo. La quarta invece, l'average, va a fare una media dei quattro o dei tre o dei due titoli che ci sono all'interno del basket. Quindi anche qua saranno equipesati tra loro, quindi se ne ho quattro peseranno per il 25% l'uno, se ne ho due per il 50% e così via. Tutti i ragionamenti di discesa, di salita, di performance, di valutazione vengono fatti sulla media dei prodotti. Ipotesi, se ne ho uno che ha guadagnato il 20 e uno che ha perso il 20, la media farà 0 e quindi io sarò a pari con lo strike. Se ne ho uno che ha perso il 10 e uno che ha perso il 40, allora la media sarà appunto tra il 10 e il 40, a meno 25. Quindi tutto il ragionamento riguardo alle cedole e all'osservazione a scadenza andrà fatto sulla media dei valori dei titoli sottostanti. Nella slide successiva vediamo appunto un esempio pratico per fare degli esempi numerici su questo ragionamento. Questo ipotizziamo di avere un basket con Netflix, Microsoft e Facebook. Come vedete sono evidenziati gli andamenti dei tre titoli, Microsoft meno 17, Facebook meno 39,81 e Netflix meno 67. Come si comporterebbe un certificato con questa tipologia di sottostanti? Se avessimo un single stock, quindi un certificato che ha solamente Netflix, in questo caso come sottostante, in questo caso il sottostante ha violato la barriera che, se non erro, non ricordo se era riportato, dovrebbe Era essere sì, a 5, diciamo sì. 50%. Quindi a meno 50, in questo caso Netflix ha perso più del 50%, significa che ha violato la barriera e quindi il rimborso come avviene? Avviene replicando la performance del peggiore, che in questo caso, essendo Netflix come single stock, è per forza Netflix. Come viene rimborsato? Netflix ha perso il 67%, di conseguenza il mio rimborso avverrà a 100 meno 67, quindi al 33% del valore nominale. Qui in questo esempio il valore nominale è 100, di conseguenza mi verranno rimborsati a scadenza 33 euro. Se il nominale fosse stato 1000, sarebbero stati 330, chiaramente. Vediamo invece l'esempio su un basket di questi appunto tre titoli. Quindi non consideriamo una singola azione, ma tutte e tre le componenti del certificato. Primo caso, worst off. In questo caso consideriamo quindi il peggiore. Abbiamo visto che il peggiore dei tre è Netflix e in questo caso quindi ragioniamo come prima. Abbiamo detto ragiono solamente sul peggiore, non mi interessano più le altre due. In questo caso il rimborso, il comportamento è il medesimo dell'esempio sulla single stock vista prima. Quindi quanto viene rimborsato a scadenza? 100 meno il 67% che ha perso Netflix perché ha violato la barriera e quindi mi vengono rimborsati 33 euro. Secondo caso, best off. In questo caso il best off è Microsoft che dei tre non è quello che ha fatto meglio, è quello che ha perso meno e di conseguenza è quello che ha l'andamento migliore. Quindi guardo quello che si è mosso meglio. Non ha violato la barriera in questo caso, di conseguenza alla scadenza mi vengono rimborsati i 100 euro di valore nominale, quindi qui non ho nessuna perdita.
Se andiamo a vedere il second best of, quindi eliminiamo il migliore che abbiamo detto essere Microsoft, il secondo è Meta, Facebook. Anche in questo caso non è stata violata la barriera, di conseguenza anche in questo caso vengono rimborsati i 100 euro a scadenza. Giustamente Massimo, scusa, Attilio, second best of, quindi secondo con la migliore performance, quindi esatto, corretto. Nell'average, diciamo, non penso che abbiamo inserito il grafico, nell'average avevamo ipotizzato una barriera al 60, perché abbiamo detto con l'average effettivamente l'unica differenza rispetto agli altri è che l'average, tra virgolette, per avere un rendimento comparabile agli altri, probabilmente avrà una barriera meno protettiva. Proprio perché l'effetto average, tra virgolette, è un po' più protettivo. Esatto, e quindi in questo caso, calcolando la media dell'andamento dei tre titoli, abbiamo un meno 42%, come dicevamo prima, ipotizzando l'equi pesati. In questo caso, con una barriera a meno 40, quindi al 60% dei prezzi di strike, avremo il certificato che ha violato la barriera. Di conseguenza, non ottengo la scadenza del rimborso dei 100 euro, ma ottengo un rimborso commisurato a che cosa? Alla media della discesa dei sottostanti. In questo caso meno 42% significa che avrò un rimborso a 58 euro rispetto ai 100 del mio nominale. Direi che penso sia chiaro, ma ovviamente se non è chiaro fateci sapere. E, quindi l'idea è ovviamente il worst off è quello che ci dà meno protezione, quindi sicuramente è quello che ci dà più rendimento. Il best off è quello che ci darà in assoluto più protezione, e quindi in quel caso meno rendimento. Second best off, meno del best off ovviamente. E l'average ovviamente è un po' una media, e quindi tra il best off e il worst off, l'average in quel caso va un po' ad appiattire le performance come fanno poi gli indici. E quindi generalmente l'average potrebbe aiutare. Ovviamente come invece aveva detto Massimo, oggi sono tutti worst off. Quindi per esempio se ci si trova in una situazione attuale in cui tutte le azioni scendono, è inutile aver comprato il best off, il worst off, il second best off o l'average, perché effettivamente se tutti scendono la performance più o meno è comparabile. Questa è, diciamo, anche una cosa da considerare, no? Tempo il Nasdaq ha recuperato l'1% da quando abbiamo cominciato, che è già una notizia di questi tempi. Dovremmo fare più webinar. Magari lo facciamo leggermente respirare. Oggi andiamo a vedere, diciamo, una prima parte degli elementi base dei certificati, che sono quelle caratteristiche dei certificati che poi ritroviamo praticamente in quasi tutte le strutture e che ci permettono di capire nelle prossime puntate, poi quando le spiegheremo, le diverse strutture, sia il capitale protetto, il capitale condizionatamente protetto, il capitale non protetto. Quindi, man mano che andremo a vedere le diverse strutture, conoscendo qual è il glossario, quindi quali sono i termini, quali sono le caratteristiche base proprio dei certificati, possiamo poi andare avanti e diciamo studiarli nel dettaglio. Partiamo proprio dalle cose più base del certificato. Quindi in primis il rischio emittente, quindi chi ha creato il certificato. Quindi nei final terms, così come nel KID, troviamo l'emittente e il garante e il market maker. Troviamo il nome commerciale tra le informazioni, a livello di informazioni identificative abbiamo tre, fondamentalmente tre informazioni. Il nome commerciale che lo troviamo nel sito dell'emittente nella brochure, che lo possiamo trovare anche nei final terms, ma è una cosa che non rileva. Quindi effettivamente a noi sapere o non sapere il nome commerciale non ci importa. Piuttosto già giusto magari per individuare come è fatto il prodotto e quindi averlo capito immediatamente dal nome commerciale, però a livello legale non conta niente il nome commerciale, quindi possiamo ignorarla come informazione. Cosa importante? Il codice ISIN. Il codice ISIN è il codice identificativo del prodotto, quindi in questo caso se noi sbagliamo a inserire un codice ISIN, potremo comprare un prodotto per un altro. Quindi super attenzione al codice ISIN che troviamo nei final terms nel KID. E il mercato di quotazione, che potrebbe sembrare non troppo importante, quindi magari alcuni di voi si chiederanno perché mi dovrebbe interessare se il certificato è quotato sul TLX o sul SEDEX.
In realtà è importante perché le commissioni di negoziazione sono diverse sui diversi mercati, quindi a seconda della banca che avete, a seconda del piano che avete, potreste avere delle condizioni diverse e quindi pagare delle commissioni di negoziazione diverse e quindi magari anche in base a quelle agite in modo diverso, perché se avete una commissione più alta magari tradate un po' più capitale, se avete una commissione più bassa meno capitale. E anche qui lo troviamo sempre nei final terms e nel KID. Vediamo appunto come trovarli. In particolare quali sono le parole chiave con cui trovarli, perché quando apriamo i final terms troviamo un documento di 40-60 pagine e magari non abbiamo voglia o tempo di leggerlo tutto, quindi è sufficiente cercare delle parole chiave. Nel caso dell'emittente lo cerchiamo in inglese, issuer, quindi proprio in modo super semplice, Ctrl F sul documento, issuer e guarantor. In genere sono nella prima pagina del documento, quindi quelli effettivamente li possiamo leggere in modo semplice. Codice ISIN lo cerchiamo con ISIN e mercato di quotazione, a seconda di come viene scritto nei diversi documenti, conviene cercare direttamente il mercato, quindi SEDEX o TLX direttamente all'interno del documento. Vediamo proprio un esempio, quindi in questo caso le informazioni identificative nel KID. Questo è un KID di BNP Paribas. Dove troviamo immediatamente, prima pagina, prima parte del KID, il codice ISIN, il produttore, quindi diciamo la casa prodotto se vogliamo, BNP Paribas, l'emittente che è BNP Paribas BV, che è diversa dalla SA che è invece la garante, quotazione SEDEX, quindi troviamo immediatamente il mercato, offerta pubblica in Italia, quindi per tutti coloro che sono residenti in Italia. E quindi in un secondo abbiamo già trovato le prime informazioni che ci servono per innanzitutto individuare il prodotto. Nei final terms, questo diciamo sono gli stessi, diciamo sullo stesso prodotto, sono i final terms dello stesso prodotto di cui abbiamo visto il KID, troviamo le stesse identiche informazioni, quindi vediamo appunto l'issuer, quindi qui vediamo as issuer, quindi l'avremmo trovato immediatamente cercando issuer BNP Paribas BV che è l'emittente, BNP Paribas diciamo la banca francese come guarantor, che appunto come avevamo detto basta cercare semplicemente la parola guarantor e qui quello che troviamo in realtà, che è una cosa secondo me interessante anche da capire e vedere, è che come vedrete, 15 series of fast coupon fondamentalmente, quindi 15 serie di fast coupon certificate. Che cosa significa? Significa che effettivamente non è stato lanciato un prodotto in modo singolo, quindi non c'è stato lanciato il fast coupon che stiamo guardando, che è un certificato particolare da solo, ma è stata lanciata un'emissione in serie che ha le stesse caratteristiche. Questo è molto utile perché? Perché quando andiamo a leggere un prodotto sappiamo che tutti gli altri che stanno all'interno di questo documento hanno le stesse identiche caratteristiche, quindi cambierà magari il sottostante, può cambiare il livello di barriera, però avremo una tabella, diciamo all'interno dei final terms, dove ci saranno scritte tutte le caratteristiche, quindi sappiamo che quella struttura è la stessa per tutti i prodotti. Questo non avviene con tutti i prodotti, quindi ci sono emittenti che lanciano certificati singolarmente e chi lancia invece la serie di prodotti. Quindi questa però è una cosa da sapere perché quando vediamo serie e poi magari andiamo a cercare ISIN potremmo trovare tanti ISIN. Perché? Perché effettivamente è una serie di ISIN, quindi è una serie di prodotti. Quindi a quel punto magari dobbiamo farci un pochino più attenzione. Nome commerciale, come abbiamo detto, e l'abbiamo visto prima in realtà, nel caso di BNP Paribas, ma anche nel caso di altri emittenti, e non è sempre il caso per tutti gli emittenti, quindi non è detto che l'emittente inserisca il nome commerciale, ma in questo caso BNP Paribas ha inserito il nome commerciale, fast coupon proprio all'interno dei final terms. Questa non è una cosa che fanno tutti, quindi per quello ho detto il nome commerciale, possiamo, diciamo, ricordarcelo per piacere. Ma anche dimenticarlo, perché poi effettivamente da un anno all'altro si può cambiare, effettivamente gli emittenti cambiano il nome commerciale, potrebbero cambiare, diciamo, come chiamano lo stesso identico prodotto e come chiamavano il prodotto un po' di tempo fa, quindi per non ha senso neanche praticamente memorizzarli. Piuttosto noi dobbiamo conoscere la struttura associata al fast coupon e poi magari aggiornare mentalmente quel nome commerciale. Qui vediamo appunto la pagina dell'emittente dove vediamo proprio il nome commerciale, quindi vediamo immediatamente l'ISIN,
i sottostanti, in questo caso BPM, Fineco Intesa Unicredit, e la tipologia di certificato Fast Coupon. A livello di elementi base, oggi vediamo una parte degli elementi, quindi diciamo la prima metà degli elementi base, che sono appunto prezzo, rendimento, protezione, rischio di cambio, orizzonte temporale, che vanno a determinare una serie di informazioni. In particolare, il prezzo determina tre tipologie di informazione: valore nominale, prezzo di emissione e prezzo di mercato. Il rendimento può essere lineare, oppure un rendimento fisso e predeterminato, premio, bonus, o un rendimento lineare con un cap. La protezione, andremo a vedere quale può essere il livello di protezione e la valuta di protezione, come rischio di cambio andremo a vedere che cosa significa certificati della tipologia quanto, e sull'orizzonte temporale invece andremo a vedere i certificati con scadenza e la tipologia di scadenza naturale e tra virgolette non naturale, e i certificati della tipologia open-end. Ti passo la palla, Alessandro, per il valore nominale. Sì, prima di cominciare, Fra, non ricordo, mi sembra fosse nei temi della prossima volta, ma se vuoi già anticiparlo, Roberto ci chiedeva di specificare cos'è il multiplo, perché viene citato spesso nei siti degli emittenti. Assolutamente, diciamo, sicuramente lo trattiamo anche la prossima volta, perché la prossima volta ci concentriamo praticamente su tutte le informazioni legate al sottostante e, se vogliamo, alla struttura del certificato vera e propria. Quindi lo vediamo, diciamo, e lo approfondiremo. Il multiplo fondamentalmente è un valore, diciamo, dipende sempre come lo si intende, perché può essere o uno diviso il multiplo o meno, quindi dipende poi come l'ha tradotto nei final terms o nel KID illegale poi di ogni emittente. Però in generale il multiplo è quel coefficiente che rappresenta quanto noi stiamo investendo nell'azione. È un po' una sorta di quanto effettivamente possediamo dell'azione sottostante. Non è fondamentale sui certificati di capitale condizionatamente protetto, sulla maggior parte dei certificati, è rilevante magari soprattutto sui certificati della tipologia tracker, magari per capire, diciamo, i livelli di strike e tutti questi valori. Però in generale è un fattore, diciamo, che tra virgolette conta poco all'interno dei certificati, soprattutto a capitale condizionatamente protetto. Allora, partendo dal valore nominale, il valore nominale molto semplicemente è il valore che ci viene restituito a scadenza, ovviamente al determinarsi al verificarsi di determinate condizioni. Quindi, diciamo, se va tutto bene, è quello che ci viene restituito a scadenza. Tendenzialmente i due valori di riferimento sono 100 euro o 1000 euro. Anche l'esempio che abbiamo fatto prima su Netflix, Microsoft e Facebook aveva nominale 100 euro. In base a questi 100 o 1000, appunto, poi vengono calcolate tutte le altre caratteristiche del prodotto che vedremo in seguito. Non sono valori estremi, cioè non sono sempre questi due, ma appunto qua abbiamo messo anche degli esempi, potrebbe essere meno 500 euro, potrebbe essere più alto 100.000 per alcune tipologie di prodotti. Tendenzialmente il grosso che andremo a vedere, a valutare al mercato, ha nominale o 100 o 1000. Il nominale inoltre può essere espresso in diverse valute, quindi non è detto che il nominale che io vedo è per forza 100 euro o 1000 euro, può essere anche 1000 dollari o 100 dollari. Questo ovviamente poi andrà a ripercuotersi su tutte le altre caratteristiche del prodotto. Il valore nominale, appunto, ci serve per calcolare il premio, quindi in base al valore nominale che io ho, avrò una cedola, avrò un rendimento diverso. Qui l'esempio è fatto sul 3%, quindi se il mio nominale è 100 e io ho una cedola del 3%, significa che il certificato mi pagherà il 3%, quindi 3 euro ogni 100 euro investiti. Poi la cadenza dipende, può essere una cedola a cui ho messo 3% annuo. Se fosse l'1% mensile, significa che su 100 euro io prenderei 1 euro al mese. Se fosse il 20% l'anno, significa che io su 1000 euro investiti prendo il 20%, quindi 200 euro all'anno. Questo ovviamente cioè, si ripete di volta in volta in ogni osservazione, quindi in base anche poi alla durata, il nominale sarà sempre quello, non varia nel corso della durata del prodotto, sarà sempre 100 o sarà sempre 1000, per ogni osservazione poi avrò questa percentuale che va a calcolarmi il premio che io vado a ricevere.
E breve. questo diciamo è anche importante magari per chi dice, ok, se voglio investire poco alla volta, magari questo può far pensare perché, perché se io oggi mi compro un singolo certificato, cosa che potrei fare, e il certificato costa 100 euro, se mi paga per esempio un 3% annuo, quindi ipotizziamo che compro un certificato che mi paga un 3%, significa che io prendo 3 euro. E magari con i costi di negoziazione ho già azzerato il mio eventuale guadagno. Quindi in generale questo ci può servire anche il ragionare in monetine piuttosto che in percentuale, ci può aiutare a capire anche quanto investire, quando investire e soprattutto, diciamo, fare un po' di budgeting quando si costruisce il portafoglio, no? Assolutamente sì, soprattutto appunto sui tagli 100 è da fare attenzione, perché magari a volte uno pensa, beh, ne compro uno che così lo tengo d'occhio, ma magari appunto mi costa 5 euro comprarlo e 5 euro venderlo e con quei 10 euro mi sono mangiato magari il rendimento di una parte del prodotto che ho fatto appunto per quello scopo lì. Quindi sì, soprattutto sui tagli 100 va fatta attenzione perché le commissioni chiaramente per quanto poco vanno ad incidere. Il prezzo di quotazione, che è la seconda variabile che vediamo, è il prezzo al quale l'emittente va a quotare il certificato, ovvero quel prezzo che il certificato ha alla data di strike, ovvero quando vengono rilevati i valori dei sottostanti. Anche strike sono delle cose che poi vedremo strada facendo. Quindi tendenzialmente identifichiamolo come il valore iniziale del prodotto. Solitamente anche qui coincide con il valore nominale, quindi il certificato tendenzialmente viene emesso o a 100 o a 1000 e poi va appunto nel corso della sua vita a variare in base a come si muovono i sottostanti in alto o in basso, però tendenzialmente sono due valori che coincidono. In alcune occasioni l'emittente potrebbe decidere di andare al mercato con un prezzo a sconto, quindi un po' più basso rispetto al nominale. Perché? Perché ad esempio vuole magari spingere un prodotto, vuole renderlo più appetibile, renderlo più bello. Se io ce l'ho fuori a 99 invece che a 100, ovviamente è più bello da comprare perché va a incrementare il mio rendimento potenziale. Un'altra cosa che può succedere è che nel frattempo, tra quando viene messo il prodotto e quando poi lo vedo effettivamente a mercato, possono cambiare 1, 2, 3, 10 giorni, dipende poi da emittente a emittente. I sottostanti poi si muovono, quindi se oggi Ben Pepa arriva di turno e mette il certificato e fa strike alla chiusura di stasera e va a mercato domani, dopodomani o tra 3 giorni, ovviamente il prezzo può cambiare perché? Perché se nel frattempo i sottostanti sono saliti o sono scesi, questo va a riflettersi chiaramente nel prezzo del prodotto. Se sono scesi tutti del 5%, magari me lo trovo a 98-97 quando va a mercato, ma questo non significa che Ben Pepa l'abbia messo a un prezzo più basso, semplicemente va a riflettere l'andamento di sottostanti. Questo è un caso che ovviamente non succede nella categoria di certificati recovery. I certificati recovery sono quei prodotti che vengono emessi a un prezzo più basso rispetto al nominale, quindi se il nominale fosse 100 vengono emessi a 95, 90, 85, 80, poi dipende anche in base alla rischiosità del prodotto. E nel tempo andranno a rimborsarmi 100, quindi il mio profitto è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso, che è il nominale. Di conseguenza, in questo caso, i due valori non possono coincidere perché altrimenti avrei rendimento zero e il prodotto non avrebbe senso di esistere. Quindi tendenzialmente c'è questa coincidenza tra i due prezzi, ad eccezione della tipologia recovery. Il prezzo di mercato, anche qui, ogni volta che vado a negoziare un certificato ho due diversi prezzi, prezzo bid e prezzo ask. Ovviamente so che io, quando ho un prodotto finanziario, posso fare due cose, comprarlo o venderlo. Quindi il prezzo bid sarà quel prezzo al quale io posso andare a rivendere il mio certificato, quindi il prezzo di vendita. Il prezzo ask invece è il prezzo al quale posso acquistare il certificato. Ovviamente il prezzo ask sarà sempre più alto rispetto al prezzo bid, perché io compro sempre a qualcosa in più rispetto a quanto vado a vendere. L'emittente, chi va a strutturare il prodotto, fa da market maker, quindi si pone sempre a mercato a un prezzo, quindi può sempre andare, io nel momento in cui voglio vendere, trovo sempre il market maker che si compra il mio prodotto. Quindi se ho comprato il mio certificato a 100, in base all'andamento poi di mercato dei sottostanti, avrò l'emittente di turno che se lo ricompra a un prezzo più alto o più basso, appunto in base a come si sono mossi.
Non è l'unica modalità di vendita, perché oltre al market maker, magari potrei avere degli investitori privati che si piazzano sul book a prezzi più alti e più bassi in base alla visione che hanno del mercato, e quindi potrei andare e riuscire a vendere il mio certificato a un prezzo diverso rispetto a quello esposto dal market maker. Che tra l'altro questa è una cosa che succede spesso, anche e soprattutto verso la scadenza, no? Diciamo proprio nel gruppo Facebook abbiamo visto anche una domanda su questo. Effettivamente verso la scadenza si concentrano anche gli investitori che magari vogliono un piccolo rendimento quasi sicuro praticamente, quindi qualche giorno prima della scadenza un piccolo rendimento, e allora a quel punto magari invece di rivenderlo al market maker lo posso rivendere magari ad un prezzo molto vicino al prezzo ask direttamente ad altri investitori. Però in genere, allora diciamo che nei book può succedere di tutto, però in generale, diciamo, in genere si rivende al market maker, però in alcuni book effettivamente ci possono stare tanti investitori nel mezzo dello spread, quindi tra il prezzo bid e ask, e quindi io posso, diciamo, negoziare a dei prezzi con uno spread un po' più stretto, che effettivamente ogni tanto fa comodo. Passando alla seconda valutazione, quella del rendimento, qui abbiamo tre diverse ipotesi: un rendimento lineare, un rendimento a premio bonus o un rendimento con cap. Qual è la differenza tra queste tre tipologie? Un rendimento lineare significa che segue senza limitazioni al rialzo o al ribasso l'andamento del sottostante. Quindi io ho un andamento che equivale all'aver comprato un'azione. Quindi se compro un certificato che mi replica linearmente l'andamento del FTSE MIB, ma poi vedremo degli esempi, lo seguo linearmente, sia al rialzo che al ribasso. Il cap invece è quel valore che va a limitare la mia salita. Ad esempio, se ho un cap al 10%, significa che io andrò a replicare l'andamento fino a che arrivo al 10%. Se poi sale al 20, al 30 o al 100, non avrò quel beneficio, perché il mio rendimento è limitato appunto dalla presenza del cap. La terza ipotesi è che può essere fisso e predeterminato, quindi nel caso dei cash collecting che mi erogano delle cedole periodiche predeterminate, io so già nel momento in cui compro il certificato quale sarà il mio flusso cedolare e potenzialmente, sapendo anche il prezzo di acquisto e sapendo che il prezzo a scadenza sarà pari al nominale, io posso anche già sapere quello che è il mio rendimento complessivo dato da capitale e cedole. Ma ipotizzando di comprare a 100 e a scadenza vale 100, io con il premio con i bonus so già quello che è il mio massimo profitto potenziale. Traducendolo in alcuni esempi, quando è che parliamo di rendimento lineare? Appunto, nei casi in cui la performance replica in modo fedele l'andamento del sottostante. Gli esempi più classici sono i tracker e gli equity protection. Nel caso dei tracker, abbiamo fatto l'esempio prima sull'indice sul petrolio di Fontobel, in quel caso io ho un indice che viene appunto composto da titoli azionari che può salire o può scendere. In quel caso il tracker va a replicarmi uno a uno l'andamento dell'indice. Se l'indice guadagna il 10, il 15, il 20%, il mio tracker guadagna il 10, il 15, il 20%. Quindi va a replicare senza leva l'andamento dell'indice, come se fosse quasi un ETF. Nel caso degli equity protection classici, quindi il certificato protegge il capitale per una certa percentuale, fino al 100%, vedremo dopo nella specifica, non è sempre il 100%, può essere il 100%, può essere anche un valore più basso. E restituisce un rendimento commisurato alla performance positiva del sottostante. Facciamo prima l'esempio sul FTSE MIB: se il FTSE MIB sta sopra lo strike e sale del 7, 8, 10%, allora il mio certificato replicherà l'andamento e replicherà la stessa performance. Se invece scende sotto, cosa succede? In questo caso nulla, perché se ho il 100% di protezione significa che il mio capitale sotto strike non ha incidenza sull'andamento del sottostante, ma ce l'ha solo in alto. Se invece, come vedremo dopo, non avessi la protezione al 100%, ma ce l'avessi al 90%, all'80%, al 70%, allora in quel caso andrei a scendere insieme uno a uno anche al ribasso sulla performance del sottostante. Che diciamo poi questi sono degli strumenti che potrebbero essere adatti a questo momento di mercato, perché effettivamente li vado a comprare in un momento dove la risalita è possibile, male che va, mi prendo la protezione del capitale. Questo diciamo è il momento della paura, è sempre il momento dell'equity protection classico, no? Potrebbe essere sì, potrebbe essere un buon momento.
La terza tipologia in cui vediamo un rendimento lineare sono i certificati bonus senza cap. Diciamo che forse nell'immaginario collettivo tante volte si pensa ai bonus cap perché sono quelli che spesso si vedono anche pubblicizzati. I bonus senza cap come funzionano? Essenzialmente prevedono diverse ipotesi a scadenza. Se il sottostante non viola la barriera, quindi rimane sopra, si riceve il valore nominale più un bonus. Facciamo un esempio numerico così è molto più semplice. Il nominale è 100, ho bonus 10%. Cosa significa? Che se il mio sottostante non perde fino alla barriera e rimane entro il 10% di rendimento, io ricevo il bonus. Quindi se il FTSE MIB facesse il 5% di rendimento, io prendo a scadenza il mio nominale di 100 più il bonus del 10%. Se il sottostante invece supera lo strike, si riceve la performance positiva del sottostante. Quindi se il sottostante mi fa più 20, non prendo il bonus del 10, ma prendo la performance del sottostante. Quindi qui non ho un limite in salita. Se il mio sottostante va particolarmente bene e fa più 50%, io prendo il nominale più il 50%. Perché? Perché non ho un cap al rendimento, non ho un tetto massimo, ma vado a replicarlo fedelmente. La terza invece ipotesi è se il sottostante viola la barriera. In questo caso il certificato restituisce una performance chiaramente commisurata all'andamento negativo. Come abbiamo visto prima nel caso di Netflix, se perde il 67% mi verranno rimborsati 33 euro. Quindi in questo caso ho lineare anche sotto. Lineare anche sopra. L'unico caso in cui non ho un rendimento lineare è in quella fascia compresa tra il mio bonus 10% e la mia barriera, ad esempio al meno 30%. In quella fascia centrale il mio rendimento sarà il 10%, quindi prendo il nominale più il bonus. Tutto quello che sta sopra il cap, scusate, il livello bonus e quello che sta sotto barriera, invece ho replica lineare 1. E questa, diciamo, anche è una struttura magari adatta a questo momento per chi è più aggressivo, effettivamente, perché comunque si ha la protezione in caso di discesa limitata, quindi ulteriore discesa, diciamo, dopo le numerose discese degli ultimi mesi, e invece se poi effettivamente il sottostante dovesse ripartire, in quel caso si va uno a uno con il sottostante. Dobbiamo dire che però i certificati bonus senza cap se ne vedono pochi effettivamente sul mercato. Questo è un po' una cosa del mercato italiano, perché sugli altri mercati effettivamente si trovano i bonus classici senza cap. Una delle tante peculiarità del mercato italiano. Allora, seconda ipotesi, rendimento a premio o bonus. Cosa significa? Qui, appunto, come dicevamo, ho un rendimento fisso predeterminato, quindi so già quando compro il prodotto quella che sarà la mia remuneratività. Certificati cash collect sono l'esempio forse più diffuso, sono quelli di cui parliamo più spesso. Cosa succede? Erogano dei flussi periodici se i sottostanti rimangono al di sopra di una barriera. Quindi il mio nominale è 100, la mia barriera magari è almeno 40%, quindi al 60% del prezzo iniziale. Se i titoli non perdono fino al 40%, quindi perdono il 10-20% fino al 39% o guadagnano o rimangono laterali, quello che incasso io è un flusso cedolare costante, quindi incasso ad esempio l'1% mese, finché tutti i titoli rimangono sopra. Il secondo esempio sono i certificati digital. Questi sono certificati a capitale protetto, quindi dove il mio nominale è garantito, e mi permettono di guadagnare una cedola periodica se il sottostante sta sopra i prezzi di strike. Facciamo un esempio come prima sul FTSE MIB, quindi il mio FTSE MIB emesso sul livello di strike. Ogni qualvolta il FTSE MIB alla rilevazione sarà sopra il livello di strike, prenderò anche una cedola, altrimenti non incasso niente, ho solamente la garanzia sul mio capitale. Terzo esempio, i certificati Atena. Sono certificati invece che qui non prevedono un incasso periodico delle cedole, ma una rilevazione periodica. Quindi ogni 3 mesi, 6 mesi, un anno, dipende dalla struttura, io ho un'osservazione. Cosa succede? Se in quel momento il mio sottostante è sopra il prezzo di strike, quindi al suo prezzo iniziale, io ho il rimborso del prodotto al nominale e mi viene pagato un premio. Se invece fossi al di sotto del valore di strike, non ricevo nessun premio e si va all'osservazione successiva. Qualora invece il sottostante fosse al di sotto dello strike, a me comunque viene garantito il nominale. Fino a quando? Fino al raggiungimento della barriera. Quindi anche qua ho vari livelli. Quello che ci interessava però in questo momento era la parte di rendimento, quindi non ho una cedola periodica, ma ho solamente un premio al rimborso. Quindi se il premio aumenta del 5% ogni osservazione,
E alla prima sono sotto strike, alla seconda sono sotto strike. Se alla terza osservazione invece torno sopra strike, io cosa prendo? Non prendo il 5% perché il mio premio è aumentato del 5% ad ogni osservazione. Quindi prendo il 5, il 10, il 15%. Il mio certificato scade, mi viene rimborsato il nominale, maggiorato appunto di questo 15% dato dalla somma delle tre osservazioni. La terza tipologia di rendimento è il rendimento con cap, quindi un'ipotesi in cui io so già quello che è il mio massimo rendimento, quindi avrò un rendimento lineare che però prevede un massimale. Viene inserito per ottimizzare il rendimento e quindi se io rinuncio a un po' del mio rendimento massimo, ovviamente riesco a creare una struttura che è ottimizzata. Anche qui abbiamo fatto un paio di esempi, certificati recovery, ne abbiamo parlato prima, quindi la performance è data dalla differenza tra il prezzo di emissione e il valore nominale. Io so già che quello è il mio cap, non posso guadagnare di più. Se viene emesso a 80 e rimborsa 100, quello è il massimo che io posso prendere. Se il mio sottostante nel frattempo fa il più 100%, non lo prendo. Io prendo massimo quei 20 punti su 80, quindi il 25% di rendimento, ma più di quello è impossibile. Secondo esempio, i certificati bonus cap, quindi ragionamento visto prima sui certificati bonus, ho una barriera e ho un rendimento, però in quel caso ho un cap, quindi il massimo che prendo sarà quel 10% che avevo ipotizzato prima, anche se il sottostante continuasse a salire, nei certificati bonus sopra il 10% vado a replicare l'andamento del sottostante, nei certificati bonus cap invece prendo il cap, quindi prendo il 10%, non ho diritto alla sovraperformance fatta dal sottostante. Che questo, diciamo, da un lato potrebbe essere una cosa negativa, dall'altro, come abbiamo detto, ottimizza il rendimento. Quindi effettivamente è vero che andiamo un po' a tarparci le ali, quindi a limitare, diciamo, un rendimento che magari tendenzialmente potrebbe andare all'infinito, ma come sappiamo i rendimenti non vanno all'infinito, quindi sono sempre limitati. Quindi magari il cap è una di quelle cose che, se piazzato ad un livello che pensiamo non possa andare più in su la nostra azione, effettivamente è interessante anche per operare perché il rendimento in questo caso è ottimizzato. Cioè, se io penso che Stellantis non mi farà più di un 20%, andrò a cercare magari un bonus cap con cap a più 20%, in modo tale che se fa il più 20 non l'avevo previsto e sono contento comunque di aver preso il 20. Altrimenti, se non lo facesse, come reputo possibile, più probabile nel mio scenario, a quel punto io mi vado a prendere tutto il rendimento, quindi del bonus. Quindi sicuramente è una delle cose da considerare. Ultimo esempio parlando di rendimento, gli outperformance che sono un caso un po' ibrido perché hanno sia la leva che l'andamento lineare. Quindi ci sembrava giusto citarlo come esempio perché appunto mi consente di tenere un rendimento con effetto leva in caso di rialzo del sottostante. Quindi se sto sopra strike e il mio sottostante inizia a guadagnare, io prendo un rialzo con effetto leva. La leva chiaramente poi dipende dal tipo di prodotto. Invece offrono replica lineare 1-1 in caso di ribassi del sottostante. Quindi qui ho due tipologie diverse in base al fatto se sto sopra o se sto sotto al prezzo di strike. Quindi, come vedete, sono spesso poi caratteristiche che si incrociano tra loro, perché il recovery è sia, ad esempio, un limite nel caso del cap, ma anche, non so come dirlo. Una sorta di rendimento asimmetrico. Caratteristiche non sono sempre l'una che esclude l'altra, perché tante volte si incrociano tra loro, perché poi le tipologie di certificati sono tante e ognuna ha la sua peculiarità. Però è bene identificare quando ho il cap, quando l'accedo, quando ho l'andamento lineare. Poi, appunto, come nel caso di outperformance, sopra barriera ho una tipologia di struttura, sopra strike, sotto strike ho un'altra tipologia di struttura. Quindi però è fondamentale sapere le diverse tipologie, cosa succede con un cap, cosa succede con una cedola fissa. Infatti, diciamo, un po' i certificati ce li dobbiamo immaginare come una sorta di catena di montaggio, no? Che vengono inseriti diversi effetti e poi si monta, tra virgolette, il prodotto. E nel caso, diciamo, di un investitore, la cosa più facile è gestirli per scenari. Quindi, che cosa succede in quei determinati scenari di prezzo? Quindi, se il sottostante si muove e quindi se sale o se scende, che cosa succede nei diversi scenari?
in modo tale che è facile capire anche come si è esposti rispetto a quel sottostante, qual è la potenziale perdita, qual è il potenziale guadagno, perché magari effettivamente si vede che con un certo certificato il potenziale guadagno non vale il rischio. O magari appunto il rendimento è così alto che reputiamo che il rischio effettivamente non è così alto, allora a quel punto lo compriamo. Quindi diciamo valutare per scenari è la cosa più facile in assoluto per quello che concerne i certificati, diciamo. E adesso vediamo il livello di protezione e la valuta di protezione, perché abbiamo detto i certificati a capitale protetto, che sono i certificati cui ci si avvicina inizialmente quando si inizia a operare con i certificati. Quindi la maggior parte degli investitori che si affaccia al mondo dei certificati dice: ok, io voglio la massima protezione, quindi mi compro solo certificati a capitale protetto e quindi si affaccia in questo mondo, ma spesso potrebbe fare degli errori. Perché? Perché il livello di protezione potrebbe non essere del 100%, quindi nei capitali protetto ci sono due variabili fondamentali da tenere a mente: il livello di protezione, che è il livello appunto per il quale noi abbiamo il capitale protetto. Quindi se abbiamo un capitale protetto al 100% e un valore nominale di 100 euro, significa che a scadenza ci verranno restituiti quei 100 euro. Se abbiamo un livello di protezione dell'80%, del 90%, del 95%, significa che a scadenza ci vengono restituiti 80 euro, 90 euro, 95 euro. Quindi potremmo perdere qualcosa se non abbiamo una protezione al 100%. Inoltre, non è detto che la protezione sia in euro. Quindi un classico errore di chi compra magari certificati a capitale protetto è quello di vedere il certificato, non guardare la valuta e magari la protezione del certificato non era in euro, ma era in dollari. Quindi se noi abbiamo un certificato denominato in euro con protezione in euro, in quel caso non abbiamo problemi, ma noi potremmo avere o il certificato denominato in dollari con protezione in dollari o denominato in euro con protezione in dollari. Quindi questo che cosa significa? Che a scadenza non ci vengono restituiti 100 euro. Se abbiamo il prodotto denominato in dollari, ci vengono restituiti i 100 dollari. Se poi noi abbiamo il conto in euro, ci vengono direttamente convertiti al tasso, diciamo, di cambio attuale. Se invece abbiamo un certificato con protezione in dollari e denominato in euro, in quel caso ci viene comunque restituito il corrispondente di 100 dollari. Quindi, diciamo, in entrambi i casi dobbiamo considerare che qua c'è il rischio di cambio e sicuramente un certificato a capitale protetto con un livello di protezione denominato appunto in dollari o in altra valuta offrirà un rendimento più alto rispetto a uno denominato in euro. Quindi saremmo sicuramente più attratti da quello denominato in valuta diversa. Poi ovviamente possiamo comprarlo perché magari diciamo stiamo puntando, diciamo, a un rialzo, stiamo, diciamo, tra virgolette, scommettendo su un tasso di cambio, oppure lo copriamo e a quel punto però tanto valeva comprare quello in euro, però in generale dobbiamo tenerlo in considerazione perché effettivamente questo è un classico errore, quello di comprare o un certificato a capitale protetto con protezione magari non così elevata come si pensava, oppure con protezione in una valuta diversa dall'euro. Dove appunto è la valuta su cui probabilmente la maggior parte dei vostri investimenti sarà denominata. Quindi tendenzialmente dobbiamo considerare queste due cose quando andiamo a vedere la protezione, diciamo, del capitale, se andiamo a comprare un capitale protetto. La protezione decondizionatamente protetto la vediamo nella prossima puntata. E andiamo a vedere anche il rischio di cambio. Perché? Perché nella maggior parte dei certificati, soprattutto sui certificati a capitale condizionatamente protetto, quindi da verificare assolutamente sui capitale, diciamo, sui capitali protetto, perché come abbiamo detto la protezione potrebbe essere in euro o in altra valuta. Sui capitale non protetto, lì ci può essere effettivamente un rischio di cambio. Nella maggior parte dei casi c'è, per esempio sui tracker certificate, nella maggior parte dei casi c'è il rischio di cambio. Nel caso invece dei certificati a capitale condizionatamente protetto, che abbiamo visto anche l'altra volta, quindi bonus cap, tutti i cash collect, gli Athena, gli Express, c'è la cosiddetta opzione quanto, che è un'opzione che
protegge, immunizza il certificato dall'effetto del tasso di cambio. Quindi a me non importa che valuta è denominato il sottostante, quindi l'azione, quindi non mi importa se l'azione è denominata in dollari, perché se ho l'opzione quanto all'interno del certificato, la posso cercare all'interno dei final terms cercando proprio quanto, in questo caso non mi devo preoccupare del rischio di cambio perché ho l'immunizzazione. Quindi fondamentalmente come funzionano? All'interno, diciamo, del certificato viene mantenuto costante il rapporto tra euro e valuta di denominazione del sottostante, quindi potrebbe essere per esempio il dollaro, e ne viene così neutralizzato l'effetto sul certificato. Quindi se compriamo un certificato, quanto ci dobbiamo solo preoccupare del livello di prezzo de del sottostante, mai di quello che succede tra euro e dollaro o euro o altra valuta. Quindi è fondamentale accorgersi quando questa opzione non è presente, perché effettivamente lì potrebbe essere un problema, però generalmente diciamo 99,9% dei certificati ha l'opzione quanto, proprio perché per la maggior parte degli investitori non è appetibile un certificato diverso. Parliamo poi di scadenza, quindi il certificato può avere o non avere una scadenza. Perché? Perché la maggior parte dei certificati hanno una scadenza, anche legalmente, diciamo anche i certificati open-end hanno una scadenza, però ci sono due tipologie, o i certificati con scadenza in genere hanno una scadenza, diciamo, massima di 10 anni, ecco, anche considerando il capitale protetto e il capitale condizionatamente protetto. Nel caso invece, per esempio, dei tracker certificate, ci sono dei certificati della tipologia open-end. Che cosa significa? Significa che effettivamente non hanno scadenza, quindi non è prevista una scadenza. Legalmente la scadenza è prevista al 2099, quindi effettivamente, diciamo, per quella data non ci saremo. Però l'idea è che effettivamente quei certificati non hanno una durata precisa. Quindi, mentre con gli altri certificati noi sappiamo che prima o poi moriranno, quindi avranno una scadenza naturale, quindi oltre quella data io non li posso detenere in portafoglio, i certificati della tipologia open-end io li potrei tenere per sempre, li potrei tramandare, diciamo, ai miei figli. Questa è un po' l'idea del certificato open-end. Per la tipologia di scadenza, quindi per tutti quei certificati che non sono open-end, che hanno la scadenza, che sono ovviamente la maggior parte dei certificati, c'è una scadenza naturale, che è quella prevista dalla struttura del certificato, che ovviamente, come abbiamo detto, può essere qualche mese, perché magari o il certificato è stato emesso come un investimento a breve termine, oppure il certificato magari è già anzianotto e quindi la scadenza e il tempo residuo per tenerlo in portafoglio è più basso, oppure degli anni, generalmente un massimo di 10 anni. La scadenza anticipata invece è una cosa diversa, perché oltre alla scadenza naturale, all'interno del certificato potrebbe essere inserita qualche opzione che lo fa scadere anticipatamente. Ovviamente non tutti i certificati hanno una scadenza anticipata, quindi solo alcuni hanno la possibilità di scadere anticipatamente. E questo va considerato, perché non è detto che il certificato che noi andiamo a comprare, che magari si chiama in un modo, abbia la scadenza anticipata che magari hanno tutti i certificati di quella categoria. Quindi è sempre da verificare se effettivamente è possibile la scadenza anticipata. È praticamente, che cosa significa la scadenza anticipata? Significa che in un momento che è predeterminato, quindi in ogni caso non può essere un momento a caso della vita del certificato, ma ci sono dei momenti chiaramente definiti all'interno dei final terms, in un particolare momento il certificato ci va a scadere anticipatamente, che significa che muore, quindi viene rimborsato, ci viene rimborsato in genere almeno il valore nominale e poi in genere viene rimborsato un premio. Ovviamente, come abbiamo detto, deve essere previsto. La scadenza anticipata può essere di due tipologie, o l'autocall o il call. L'autocall che cos'è? Significa che diciamo, è una caratteristica che accomuna soprattutto i cash collect, quindi quei certificati a capitale condizionatamente protetto. Fondamentalmente è una chiamata anticipata, quindi il prodotto viene richiamato anticipatamente in modo automatico, da qui la prima parola autocall,
rispetto al call che invece non ha niente davanti. Autocall perché è automatico, che significa che al verificarsi di alcune condizioni, quindi in particolare se il sottostante supera la barriera autocall, che poi vedremo diciamo tutte queste condizioni nella prossima puntata, l'idea è se il sottostante supera questa barriera autocall, il certificato ci viene rimborsato anticipatamente in modo automatico, quindi nessuno di noi, diciamo, deve fare qualcosa, non è come sulle opzioni, devo esercitare l'opzione, no, in questo caso automaticamente il certificato scade, ci vengono pagati i 100 euro, i 1000 euro di valore nominale, più generalmente ci viene pagato un premio. Quindi il certificato che ha l'autocall è detto autocallable, quindi che ha la possibilità di avere l'autocall. Oltre all'autocall, che è quindi una callability, quindi una possibilità di essere richiamato anticipatamente in maniera automatica, c'è anche il call, ossia un'eventualità in cui l'emittente a sua discrezione può decidere in determinate date di valutazione se richiamare il prodotto. Quindi in un momento che, diciamo, in alcuni momenti della vita del prodotto, l'emittente, se ha bisogno o voglia di richiamare il prodotto, può richiamarlo. E questo ovviamente è un po' più difficile anche da capire e prezzare, no? Per noi investitori, perché mentre l'autocall è una cosa standardizzata, quindi nel momento in cui si verificano le condizioni, noi sappiamo che automaticamente il certificato ci viene rimborsato. Nel caso della callability, quindi quando il certificato è detto appunto callable, che ha la possibilità di essere richiamato a discrezione dell'emittente, noi non sappiamo se effettivamente l'emittente vorrà o meno rimborsare quel certificato. E quindi in questo caso anche il prezzo, diciamo, è un po' difficile da valutare, perché non sappiamo che cosa farà la controparte fondamentalmente. E quindi e questo è il motivo per cui in genere i certificati callable sono un po' a sconto, anche se magari potrebbe essere possibile il richiamo anticipato, perché c'è un'incertezza tale per cui nessuno sa se e quando quel certificato verrà richiamato, magari arriverà alla sua scadenza naturale. Ovviamente quando c'è l'autocall o il call, non si arriva mai alla scadenza naturale. In quel momento, quindi nel momento in cui c'è l'autocall o c'è appunto la chiamata dell'emittente, in quel caso il certificato va a morire, va a scadere anticipatamente e quindi a quel punto non lo troviamo più quotato, non, diciamo, non vive più quel certificato, ce lo possiamo dimenticare, ma sicuramente è andato bene, quindi siamo felici di dimenticarcelo. Vedo tantissime domande, quindi prendo qualche domanda prima di darvi il saluto e rimandarvi al prossimo appuntamento in cui vedremo poi tutte le caratteristiche dei certificati, quindi tutte le diverse date, strike, barriere, quindi un po' tutti quei termini che magari avete sentito nominare tantissime volte e li andiamo a approfondire per bene. Quindi Massimo dice, a proposito di scenari, cosa succede oggi a Palantir? Trimestrali. Trimestrali in una giornata negativa, direi. Questa è la risposta. Purtroppo, come abbiamo detto anche nei precedenti webinar con Alessandro, quando la giornata di mercato è negativa, indipendentemente da quello che viene pubblicato sulla trimestrale, la stock che ha pubblicato la trimestrale scende. Quindi questa è, diciamo, un po', secondo me, è una cosa interessante per le prossime trimestrali, che magari si potrebbero aprire delle posizioni short quando vediamo che la giornata è un po' negativa durante le trimestrali, magari delle growth come Palantir. Massimo, comunque nel gruppo Facebook Francesca ha pubblicato un po' una sintesi dei dati, quindi trovi un po' le informazioni sulla trimestrale che non è stata così negativa. Da una parte, appunto, veniva il dubbio che ha il mercato su Palantir e la sua capacità di crescita, che invece è stata ampiamente confermata da questa trimestrale. Dall'altra parte, quello che probabilmente non è piaciuto al mercato è comunque ancora la perdita che c'è sugli EPS. Di conseguente, in un contesto inflattivo, di rialzo dei tassi e così via, un'azione che non genera ancora utili non è così ben vista. Dall'altra parte, però, la crescita e le prospettive sono comunque molto importanti e confermano il trend che c'era stato nei trimestri scorsi. Quindi, dal punto di vista prospettico, l'azione rimane un buon titolo, che però sta soffrendo tantissimo. Se pensiamo al massimo fatto da Palantir l'anno scorso, 40 dollari, oggi quota 7,5, ha perso
l'80% del suo valore, quindi siamo su valori veramente molto, molto, molto bassi. Sì, diciamo che poi effettivamente la cosa che a me stupisce sempre è che quando effettivamente sono delle azioni growth che magari hanno già dichiarato, non so quando vado a break even, oppure il break even lo vedo tra 3-5 anni, se poi registrano una perdita, allora stock in perdita, allora meno 20. Questo è un po' il mercato di oggi che però non ha tantissimo senso, secondo me, soprattutto per chi è un investitore di medio-lungo periodo. Però è la situazione di mercato che effettivamente è un po' pesante, mettiamola così. La cosa secondo me interessante della trimestrale di Palantir era appunto che prevede un possibile upside importante e considerando anche gli ultimi contratti che ha chiuso, direi che è una cosa veritiera, dovuto proprio alla geopolitica, se vogliamo, quindi alla guerra. Proprio perché hanno, diciamo, è un po' il player un po' più affidabile anche nel caso in cui ci dovessero essere attacchi a livello di cyber security. Quindi effettivamente per un governo adesso andare su una stock che non è proprio affidabile, quindi diciamo fare dei contratti a livello di big data, magari con una controparte non proprio affidabile, non è proprio facile. Quindi Palantir da questo potrebbe solo che beneficiarne, e infatti proprio allo scoppio della guerra diciamo ha iniziato a chiudere diversi contratti che non erano previsti. Quindi per tornare effettivamente è più la giornata che secondo me effettivamente quello che ha fatto Palantir. Sì, volevo appunto per chiudere il discorso, tornando su quanto abbiamo detto anche nel webinar di giovedì e che hai detto tu prima in apertura, è un momento storico in cui confronto a 6 mesi fa, dove qualsiasi trimestrale usciva buona o meno buona, il mercato comunque era una fase di euforia in cui saliva tutto e veniva tutto preso tendenzialmente bene, a meno di dati molto preoccupanti. Siamo in una fase oggi dove conta più la giornata in cui esce il dato che il dato in sé. Ho fatto l'esempio con Uber settimana scorsa, è uscito il dato di Uber mercoledì, male, alla pubblicazione del dato Uber faceva meno 9, giornata positiva, chiuso a meno 4, quindi ha recuperato metà della perdita, salvo poi perdere nei giorni successivi perché il Nasdaq ha continuato a Esatto, scendere. diciamo che in Due questi giornate ultimi giorni ci ha massacrato. il mercato è estremamente negativo, l'abbiamo visto anche giovedì con altre trimestrali, quindi mercato negativo, trimestrale non così negativa, ma comunque titolo estremamente penalizzato. Quindi oggi conta più il sentimento della giornata che il dato vero e proprio. Sì, è vero, è una cosa davvero strana e soprattutto che non ha tantissimo senso per chi investe, però viviamo in questo nuovissimo mondo e nuovissimo paradigma. Giancarlo, non ho capito benissimo la domanda perché ci dice, se non sbaglio mi è capitato di vedere dei certificati che garantivano il 100% del valore nominale. Ma questo era di 90 anziché 100. Ah, ok, quindi forse dici appunto la denominazione del certificato potrebbe essere 90. Sì, questo magari è un trucchetto dell'emittente che te lo mette a 90 e 90 poi è il valore che ti ridà, no? Quindi direi che è più un trucchetto che altro, perché effettivamente tanti investitori ricercano il capitale protetto sotto 100. Quindi magari emettendolo a 90 compariva tra i certificati. Da qui l'importanza di capire il livello di protezione e soprattutto la denominazione del certificato, cioè se il certificato è su base 100, su base 90, su base 50, su base 60 o base 70. Questo è fondamentale, perché altrimenti noi compriamo una cosa magari a 89 che ci rimborserà 90. Quando in realtà, se noi avessimo letto i final terms, ci saremmo accorti che non era un grande guadagno, pensando magari che poteva rimborsare 100. E Paolo ci chiede: che differenze ci sono tra i tracker AMC e gli ETF? Questa, diciamo, la vedremo nei prossimi giorni. Nel frattempo, Paolo, trovi la risposta a questa domanda anche all'interno del sito Free Finance, nella sezione formazione. Trovi formazione di base e formazione avanzata. E c'è proprio una domanda, la differenza tra i certificati e gli ETF, e in particolare focalizzata sui tracker che sono un po' più simili agli ETF. Quindi trovi già questa risposta, però ovviamente la trattiamo e la approfondiamo anche all'interno del corso. E,
Domenico dice: è possibile fare una lezione procedurale? Domenico, se magari spieghi meglio che cosa intendi, la facciamo. Sicuramente verso la fine faremo anche vedere operativamente, diciamo, alcuni come applicare un po' i concetti che abbiamo visto sul corso anche all'interno del portafoglio, quindi magari anche come andare a selezionare diversi certificati, perché è una cosa che mi viene chiesta spesso, quindi poi faremo anche un mini video proprio sulla ricerca. L'avevo fatto tra l'altro un mini video sulla ricerca su CHEDLAB, ma lo faremo poi anche un po' approfondito con tutti i dettagli. Io vi ringrazio per aver partecipato ovviamente anche a questo secondo appuntamento. Il prossimo appuntamento è il 16 maggio alle ore 18 e ovviamente per chi volesse vi potete iscrivere sul gruppo Facebook nel caso aveste ulteriori domande. E come sempre io ringrazio Alessandro per avermi supportato ulteriormente e ovviamente per tutto il corso che stiamo facendo insieme, oltre che tutti gli articoli e tutto il resto delle attività. Grazie mille Alessandro e buona serata a tutti. Grazie a te Francesca, grazie a tutti e buona serata, a presto.